Come sta andando in quest'ultimo periodo? No, non male come cosa, assolutamente. Cioè, si nota un certo rincaro delle richieste di consegna. Non troppissimo in linea di massima, però rispetto agli altri anni si sente un po' più di richiesta, quello sì. Sai che sono siglato un nuovo contratto, no, per voi rider, ci sono rider che protestano un po' in tutta Italia. Tu che idea ti sei fatto di questa? La mia idea non è molto a favore, a dire la verità, dei colleghi che stanno manifestando. Di fatto, dal momento che noi possiamo scegliere quando lavorare, perlomeno parlo a nome della mia ditta, in un certo senso viene meno la necessità di chiedere quando poter lavorare o non lavorare, o richiedere valori o diversificazioni del contratto, dal momento che siamo noi stessi a scegliere quando poter o voler lavorare. Tu ti senti un lavoratore autonomo? Assolutamente sì, cioè, in base a questa possibilità che mi è data, io posso scegliere quando o Com'è questa come. esperienza? Come ti stai trovando? Bene, normale. Non ho troppo, non ho meno. Un po' va bene così. Trovo più o meno 1000 euro al mese così. Okay. Quanto lavori per prendere 1000 euro al mese? 8 ore, 9 ore al giorno. Tutti i giorni, anche sabato e domenica? Anche sabato e domenica, sì. Quindi tu non decidi, tu sei sempre disponibile. Sempre, sempre, sempre dal mezzogiorno fino alle 10 di notte. Un'ora di pausa basta. Ok. Quanti chilometri fai al giorno? Quante consegne più o meno al giorno? A più o meno 13, 14, 15, sì, questo consegna al giorno. Raccontaci di questo nuovo contratto, cosa è cambiato per voi? Molti rider stanno scioperando proprio per le condizioni di questo nuovo contratto. Allora, ci sono dei vantaggi e svantaggi. Cioè, allora, nei weekend si guadagnano di più, cioè, diciamo, però cioè, bisognava aprire la partita IVA e delle cose lì, e per noi, cioè, ci mettono in difficoltà. Cioè, non possiamo, se paghiamo anche noi, cioè, le tasse che pagano i lavoratori dipendenti, noi non guadagniamo niente. Vantaggi che i weekend lavorate di più, svantaggi che non potete permettervi di aprire partita IVA. Svantaggi sì anche. Quindi stanno andando bene, c'è più lavoro, ce n'è più di rider. Posso chiedere, visto che c'è un po' questa discussione tra non si capisce bene se il rider deve essere considerato un lavoro autonomo o un lavoratore dipendente, tu come ti senti? Un lavoratore autonomo o vorresti che ti fosse riconosciuto questo rapporto di subordinazione? Insomma, vorresti essere assunto? Sinceramente io mi sento bene, cioè autonomo o qualche, cioè a me mi trovo bene così, mi trovo bene perché lavoro libero, capito? Cioè, se lavori in fabbrica o in qualche settore o un altro, non riesci a lavorare libero. Quando vuoi attivarti, quando non vuoi lavorare, cioè, la tua scelta. È il tuo unico lavoro o fai anche qualcos'altro? No, sinceramente è l'unico lavoro perché sto studiando e. Ti posso chiedere quante giorni più o meno lavori a settimana e quanto arrivi a prendere al mese, se ce lo vuoi dire? Se lavori tutto il mese arrivi a 700 euro, pranzo cena arrivi a 900 euro. Lavorando tutti i giorni? Sì, tutti i giorni.